Esercizio numero 3. Asta vincolata all'estremità, del peso di mezzo chilo. L'asta è lunga 2,4 m. Oltre alla forza peso è sottoposta anche ad altre due forze. Il peso del blocco, da 20 kg, e la forza elastica della molla, la cui costante elastica è 400 N su metro. Calcolare l'accorciamento della molla. Dal disegno si vede che il blocco è appoggiato a un metro di distanza dal fulcro e la molla a 1,5 m di distanza dal fulcro. Questa è l'asta con tutte le forze applicate, che sono in realtà 4. Il peso del blocco da 20 kg posto a 1 metro di distanza dal fulcro. La forza elastica della molla, da trovare il valore, posta a 1,5 m di distanza dal fulcro. La forza di gravità, cioè la forza peso dell'asta, posta nel baricentro, mezzo chilo, e si trova esattamente a metà dell'asta, che siccome è lunga 2,4 metri, la distanza dal fulcro del baricentro è 1,2 metri. La quarta forza è la forza vincolare applicata nel fulcro e la vediamo dopo. Anche i momenti torcenti saranno 4, in realtà 3, perché come sempre il momento torcente della forza vincolare è 0. Dobbiamo calcolare l'accorciamento di questa molla. Infatti la molla si accorcia perché deve fare una forza verso l'alto, quindi la molla si comprime. Se invece si allungasse farebbe una forza in basso e l'asta a quel punto non starebbe più in equilibrio, perché tutte e tre le forze andrebbero verso il basso e l'asta ruoterebbe in senso orario. Ecco perché si parla di accorciamento della molla e non di allungamento, perché la forza elastica deve andare in alto. Dobbiamo calcolare questa forza elastica e poi calcoleremo anche l'accorciamento della molla. Siccome l'asta sta in equilibrio, vuol dire che non ruota, e allora come al solito bisogna ragionare non sulle forze ma sui momenti torcenti, perché sono quelli che determinano la rotazione o la non rotazione dell'asta. Quindi calcoliamo tutti i momenti torcenti. Due di questi momenti torcenti entrano nel foglio e sono il momento torcente della forza B e della forza G. Infatti la forza B e la forza G vorrebbero far ruotare l'asta in senso orario. Questi momenti torcenti valgono con il segno meno, perché entrano nel foglio, valgono la forza per il braccio, quindi 20 kg peso per un metro, 20 kg peso per metro, questo è il calcolo. L'altra vale 0,5 kg peso per 1,2 m e fa 0,6 kg peso per metro. Qui c'è il calcolo. Questi due momenti torcenti si mettono insieme perché sono entrambi nello stesso verso e quindi insieme fanno un momento torcente entrante di meno 20,6 kg peso per metro, la loro somma. Allora, affinché l'asta sia in equilibrio, la molla deve fare un momento torcente di più 20,6 kg peso per metro. Momento torcente che esce dal foglio perché la molla, spingendo verso l'alto, vorrebbe far ruotare l'asta in senso antiorario. Dunque l'asta, per non ruotare, deve essere spinta dalla molla con una forza e questo deve essere il momento torcente. Ma siccome il momento torcente è la forza per il braccio e noi il braccio lo conosciamo, il braccio della forza elastica è 1,5 m, allora con la formula inversa ricaviamo la forza elastica. Facendo momento torcente della forza elastica, 20,6 kg peso per metro, diviso il braccio. 1,5 m fa circa 13,7 kg peso. Ora che ho la forza elastica, utilizzo la legge di Hooke per calcolare l'accorciamento. Infatti la legge di Hooke diceva che la forza elastica esercitata da una molla è proporzionale all'allungamento o all'accorciamento della molla. E la costante di proporzionalità è la costante elastica della molla, che equivale a 400 N su metro. Dunque, con la formula inversa troviamo l'accorciamento, forza elastica diviso la costante elastica, e però dobbiamo stare attenti perché la forza elastica era espressa in chilogrammi peso e la dobbiamo portare a newton. Ricordando che un chilogrammo peso sono 9,8 newton, bisogna fare 13,7 per 9,8, viene 135 newton, eccolo qua. Adesso si semplifica newton e il risultato viene in metri, 0,34 metri, che sono circa 34 centimetri. Rimane da calcolare soltanto la forza vincolare, che ha sempre il compito di rendere 0 la forza totale, quindi di annullare tutte le altre.
Le altre forze sono la forza elastica, l'abbiamo calcolata ora, 13,7 kg peso. Poi c'è mezzo chilogrammo peso la forza peso e 20 kg peso il blocco. Queste due forze rivolte verso il basso si mettono insieme e fa 20,5 kg peso verso il basso. La forza che fa la molla è minore, 13,7 kg peso, quindi la forza vincolare va in aiuto della forza elastica e ci mette quei 6,8 kg peso necessari affinché queste due forze verso l'alto, mettendosi insieme, fanno proprio 20,5 kg peso come le due forze che vanno in basso. In pratica 6,8 kg peso si trova facendo 20,5 kg peso, che sono queste due, meno 13,7. Quindi la differenza fra queste due in basso e questa in alto. 6,8 kg peso è una forza che non fa momento torcente. Come sempre, la forza vincolare, essendo applicata nel fulcro, nel vincolo, non ha braccio e quindi il suo momento torcente è sempre zero.